Visto che la consigliera Zapaterra parlava di entrare nel merito piuttosto che nel metodo, entriamo nel merito. Già in commissione ho rilevato ad esempio i 300.000 euro per ospedale di Cona, orientamento e riconoscibilità ambientale, parcheggi ed accessibilità esterna. Questo è un intervento non particolarmente cospicuo che però si va a sommare ad altri interventi che si stanno facendo continuamente riguardo l'ospedale di Cona. È paradossale che a pochi anni dall'inaugurazione, dopo oltretutto più di 20 anni che sono serviti per costruire questo ospedale, ancora oggi si vadano a finanziare delle somme per rifare la segnaletica, l'orientamento ambientale nei parcheggi, cosa che dovrebbe essere già a posto, in teoria, che si vada, si chiamano migliorie, noi ci chiediamo se siano migliorie, se siano rifacimenti o se siano inadempienze che sono state fatte riguardo questa costruzione. Tutto ciò si va a sommare anche, ad esempio, a quello che è venuto fuori sulla stampa, ma non solo, anche nelle televisioni nazionali riguardo la segnaletica interna. Altri fondi che andremo a spendere per rifare una segnaletica che è stato dichiarato essere un grosso problema sia per gli operatori che per i pazienti. Ora ci chiediamo: questi rifacimenti a pochi anni dall'inaugurazione sono delle migliorie? Vengono dichiarate delle migliorie? A noi sembra più che altro che i lavori siano stati fatti male. Se sono stati fatti male, chi deve pagare? Sono stati fatti male dalla ditta? In quel caso dovrebbe pagare la ditta. Sono stati fatti male perché le direzioni sanitarie hanno agito male, hanno controllato male. Ci chiediamo per quale motivo debbano continuare a pagare i cittadini degli interventi che probabilmente non sono stati eseguiti nel migliore dei modi. Così come si va a chiedere la responsabilità nel caso in cui sia stato un errore della ditta o delle ditte costruttrici che sono intervenute nell'arco dei 20 anni che sono serviti per costruire Cona. Nel caso in cui appunto chi si chiede responsabilità e che paghino eventualmente gli esecutori dei lavori, nel caso sia loro responsabilità, allo stesso tempo ci chiediamo: i dirigenti che hanno seguito i lavori in questi 20 anni, hanno continuato a incassare i loro premi in tutti gli anni di costruzione nonostante gli evidenti problemi? Noi continuiamo a ribadire che chi incassa dei premi se li deve meritare. Se ha sbagliato è giusto anche che chi ha sbagliato si prenda le sue responsabilità in maniera politica ed anche economica, che non siano i cittadini a continuare a pagare per un'opera che si rivela quotidianamente essere un grosso errore.